Il giovane polacco Aleksander Mateusz Ciomiak, arrestato ieri a Milano con l'accusa di tentato omicidio di una 24enne israeliana che ha aggredito violentemente la sera del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma, il 16 dicembre scorso era a Sapri. Qui fu fermato dagli uomini della polizia per un furto messo in atto in un supermercato della cittadina. La notizia è riportata da Sapri Live. Ciomiak è un senza fissa dimora che da circa 8 mesi vive in Italia ed è stato di passaggio meno di un mese fa anche nella città della Spigolatrice, dove presumibilmente è restato qualche giorno prima di rendersi protagonista del furto che gli è valso una denuncia alla Procura della Repubblica. La madre, secondo le ultime notizie, ne ha denunciato la scomparsa e sarebbe ricercato per furto anche dalla polizia polacca. Nella sera del 31 dicembre scorso, alla stazione Termini di Roma, il giovane ha aggredito la 24enne israeliana di Tel Aviv con 3 fendenti sferrati a freddo, come in preda ad un raptus. La giovane vittima, che era arrivata nella capitale per passare il Capodanno, resta ricoverata in gravi condizioni all'Umberto I, ma è vigile e non sarebbe in pericolo di vita. Il 24enne è stato bloccato a Milano da 2 carabinieri, marito e moglie, liberi dal servizio, che lo hanno riconosciuto mentre si trovavano in zona.